Bentornati. Si parla tanto di regole per la patente ultimamente. Allora mi è venuto in mente di tirare fuori la mia patente. Eccola qua. La patente. Questa qua. Ancora cartacea. Naturalmente è scaduta, però è scaduta da pochi anni fa. È scaduta vediamo c'è la data qua, 2015. Però fino allora, Ah, non hai ancora la patente. sì, Guarda che è fotografia. Tu patente un po' vecchiotta, però non sei è la così. mia No, patente, è è proprio proprio la la sua. sua. Fino allora. Dai. Guardate Non qua, è tua la patente. la mia fotografia. Avevo 23 anni. Ah, sì, beh, con quella fotografia da ragazzo. Ma dai. Avevo 23 anni. 23 anni e sempre con. Fino all'ultima volta la polizia mi controlla. Guardiamo chi guida. Ah, è invecchiato. Vabbè. No, no. Ah, con quella fotografia da Sì, sono ragazzo. io. Non è tua. Sì. Avevo 23 anni. Erano passati 40 anni circa e la foto era sempre la stessa, giovane e la patente continuava ad essere rinnovata con la stessa foto. Per di più, ogni anno bisognava pagare le vidimazioni annuali, i bolli per la patente di guida e costavano 22.000 lire, 50.000 lire, e più avanti con le data, più costavano 70.000 lire nel 1996. Nel 78, quando ho fatto la patente, non vedo neanche la scritta perché è sotto gli altri bolli, sono sommersi uno sopra l'altro. Vediamo il più vecchio che arrivo a vedere nel 91, ma non si vede il prezzo, nell'84. Niente, non si vede. 96, 70.000 lire qua. 1986, 15.000 lire. Dopo man mano che è cresciuta, siamo arrivati a 70.000 lire. Mi pare l'ultimo anno che ho pagato, che era obbligatorio pagare, dopo hanno annullato. La validità era di 10 anni, ogni 10 anni bisogna rinnovarla. C'era la prima data di rinnovo era 10 anni dopo, nel 1988, dopo nel 1998 e dopo nel 2000. 9, eh? E l'ultima invece dopo 6 anni, perché hanno visto che l'età è avanzata, nonostante che la fotografia era sempre la stessa. Ecco, pensare che io la patente non l'avrei mai fatta, no? Non mi piaceva guidare la macchina, no, non avevo nessun desiderio. Purtroppo
siccome io facevo proprio un lavoro che mettevo le autoradio sulle macchine, facevo tutto l'impianto, gli altoparlanti, l'antenna, all'epoca, negli anni prima del 78, le macchine, benché nuove, non erano fornite di autoradio, aveva solo la predisposizione di mettere con dei adattatori le autoradio che si voleva, però bisognava mettere, fare tutto, fare i buchi sulle portiere per far mettere l'altoparlante, se si voleva mettere sulle portiere, fare il buco per l'antenna, tutti questi lavori io li facevo perché, oltre a riparare radio, televisioni e tutte queste, il mio mestiere, il titolare del laboratorio aveva un negozio e aveva anche, si era messo d'accordo con un concessionario di auto, della Alfa Romeo, che mandavano i clienti o prima dell'acquisto della macchina, mettevano ciò che il cliente voleva un autoradio stereo potente, allora se la metteva prima che acquistasse la macchina, allora ci portavano una macchina bella nuova, ancora col cielo, fan tutto sui sedili, e io dovevo fare il montaggio, finché la macchina era nuova andava anche bene, era una cosa pulita. Ma quando toccava mettere le mani su macchine già vecchiotte, sporche, con tutta la terra sotto dove si mettono i piedi, sotto i sedili, dovevo passare i fili. Quella volta le autoradio, le macchine non avevano la predisposizione per l'autoradio, non c'erano neanche i fili che portavano dietro eventualmente i fili per gli altoparlanti. Allora bisognava smontare tutti i moquette sotto i vari posti per passare i fili, fare i buchi sulle portiere, non c'era neanche la predisposizione del buco sulle portiere, perché non c'erano i cristalli elettrici, rarissime macchine avevano i cristalli elettrici, ma macchine già che allora costavano già tanto, e allora avevano anche l'autoradio già incorporata, le macchine anche di buon pregio non avevano niente, e quindi dover fare i buchi, ma il peggio, quante volte mi è capitato anche purtroppo di fare i buchi sul tetto per l'antenna, neanche quello era previsto, e allora per sbaglio la punta del trapano scivolava e facevo un bel segno sulla carrozzeria nuova. Ecco, questo è capitato più di una volta. Dopo bisognava lei dal carrozziere cercare di rimediare il danno causato, era una responsabilità. Mi ricordo sulla Maggiolino, appena nuove, che il cliente se le portava a mettere l'autoradio, veniva messa l'antenna dietro dove c'era il motore. E c'era inclinato la carrozzeria, e lì bisognava fare un buco che ci stava dentro, perché ne era anche difficile trovare il posto, non era previsto, non era neanche un segno, niente, bisognava arrangiarsi. Ecco, per quello io facendo questi lavori, addirittura bisognava mettere a tutti i motori, sulle candele e sulle spinterogeno, quello che fa scintille per accendere le candele, il condensatore, trovare spazio dove metterlo, e sulle candele i cavi, aggiungere delle resistenze che erano predisposte apposta per mettere ad ogni candela, perché disturbava la radio.
La radio, quella volta c'era non solo FM, ma maggioranza c'era le onde medie. Le onde medie avevano un disturbo col motore senza mettere questi antidisturbio. Ecco, adesso naturalmente tutte le macchine avranno già incorporato, avranno già i cavi che portano questo antidisturbo, il condensatore sicuramente c'è già dappertutto, invece quella volta bisognava aggiungere, perché non era previsto, come non era previsto i cavi degli autoradio. Pare impossibile che non sarebbe costato niente alle fabbriche che costruivano le macchine a aggiungere il cavo di destra e il cavo di sinistra, destra e sinistra degli altopanti, per dietro e anche sulle portiere, e sarebbe stato un lavoro molto più semplice a noi montatori di autoradio. Invece no, bisognava tutto fare da zero, e in più anche il cavo dell'antenna. Quindi io odiavo le macchine, perché dovevo essere lì buttato sotto sui sedili per tirare i cavi, e quindi non avrei mai fatto la patente. Però siccome andavo anche a riparare le televisioni per le case, a volte capitava che bisognava andare a rivedere perché non funzionava, e se nel caso anche bisognava portarla in laboratorio se non si poteva riparare sul momento, sul posto. Allora sempre c'era qualcuno che mi accompagnava in auto, in un furgoncino, a fare la riparazione. Io ero il tecnico e l'altro era l'autista che mi aiutava. Allora il titolare dissecava che muovere due persone, uno va bene, io il tecnico, ma però solo per accompagnarmi. Allora mi insisteva: dai fai la patente. Avevo già 22 anni e non avevo ancora la patente, e infatti al 23° anno l'ho fatta, perché insomma a forza di insistere sono andato a fare. E anche ho approfittato, perché anche in quell'occasione mia cognata ha voluto fare anche lei la patente. Allora ci siamo incoraggiati, siamo andati nella stessa scuola guida, abbiamo fatto tutte le procedure per fare la patente, e siamo stati promossi. E quindi da quella volta ho la patente, nel 1978, a 23 anni. Ma non l'avrei mai fatta. Però è un bene, perché prima o poi bisognava farla, se no uno è tagliato fuori se non può guidare la macchina. Ecco, e questa è la mia prima macchina, la 126, acquistata appunto in febbraio del 1978, appena fatta la patente. Questo è una parte di un film che lo potete vedere qua sopra cliccando dopo, una specie di film. Ecco, ciao ragazzi, questa è la mia patente. Ah, adesso vedete qua, queste sono le patenti adesso recenti, sono digitali, dopo che la scadenza della patente, questa cartacea. Ecco, questa guida con lenti sempre, anche se adesso devo mettere delle lenti finte, perché ho migliorato la vista, come avete visto in questo video qua. Perché questo, ecco qua, è un prodotto che mi ha fatto tornare la vista. Che con grazia degli integratori ci si può anche migliorare la vista. La vista che dovevo portare gli occhiali. Ecco, questa è la patente nuova.
piccolo, si vede quel che si vede, la foto è quella più recente, non quella da ragazzo di 23 anni. Ciao, ciao, alla prossima. No, no.